Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutti, insomma, amici, parenti, amiche, donne, mademoiselle, compagnia. Niente, io volevo dire solo a chi mi dice spesso che c'è solo in testa la vagina, solo la barbisa. Ecco, volevo dire, come anche per esempio a mio zio Marco, che gli parlo sempre di barbisa, figa, barbatola e tutto. Niente, volevo dire, come fai a non pensare alla barbisa quando in ogni cosa, persino in un frutto come l'albicocca, la mignaga, ecco, la vedete qua bene, una semplice albicocca, non ci sono trucchi. Anche una semplice mignaga ti fa capire che c'è un riferimento alla barbisa in ogni cosa. Faccio un esempio, prendo questa che è un'altra albicocca, l'apro in due, c'è il nocciolo, ovviamente, tolgo il nocciolo. Questo lascio a parte, mangio dopo. Ecco, vedete, questa è una mezza albicocca. Ma se la strizzo un po', a cosa vi fa pensare? Alla barbisa, no? E vedete che anche la mignaga ti fa capire il messaggio? E poi, come diceva il nostro caro e vecchio amico e cugino Carlo Bolis, grandissimo, grandissimo anche lui. Ecco, anche questa, per esempio, è una fico femmina. Questa qua è fico femmina. Ecco, Io direi una figa. una figa, ecco, era per non dire figa, dicevo, ho detto fico femmina, ecco. Ecco, per farla più breve, fica. Ma dicevo, come diceva il nostro vecchio e caro cugino Carlo Bolis, grandissimo anche lui, noi siamo usciti da lì, fai uno zoom per piacere, da lì, così capisco bene il pubblico, è proprio da lì che siamo usciti, no? Devi dire qui che... Ecco, bravo, bravo, siamo da lì che siamo usciti. Ecco, bisogna pensarci che siamo usciti da lì. Ecco, ogni tanto bisogna rientrare, non solo quando abbiamo freddo fuori, ma quando c'hai voglia, bisogna entrare ogni tanto. E soprattutto bisogna pensarci, ecco. Vi lascio con la piccola mignaga.